Ascoli si veste a festa in vista del Natale. L'amministrazione comunale ha provveduto ad addobbare le vie e le piazze del centro storico con luminarie che hanno dato un tocco di luce e di colore per prepararsi al meglio alle prossime festività. E non solo, visto che per le prossime settimane è prevista una serie di appuntamenti in grado di richiamare anche parecchi turisti che avranno modo di ammirare le bellezze della città delle 100 torri, così come evidenzia il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. Una settimana illuminata dalle nuove luminarie che abbiamo acceso l'8 dicembre, abbiamo acceso anche il presepe nei giardini comunali in Corso Vittorio Emanuele grazie ai Vigili del Fuoco e grazie alla ditta Panichi. Luminarie bellissime, ci stanno molti turisti che stanno decidendo e ci stanno chiamando per venire ad Ascoli proprio ad ammirare le nostre luminarie stupende. C'è anche lo spettacolo di Fiorello, questa sera sarà la terza serata e domani sarà l'ultima. Fiorello è rimasto incantato nuovamente la nostra città, ha detto che è una città che è cresciuta tanto e che merita di diventare capitale della cultura. Lo ringrazio Fiorello anche per la sua presenza, per aver scelto un'altra volta la nostra città, uno spettacolo bellissimo anche quello, quindi siamo pronti per queste festività natalizie. La città è veramente bella per il Natale, abbiamo inaugurato la pista di pattinaggio con il villaggio di Natale in Piazza Arringo, ci saranno poi molti eventi per bambini per cercare anche di far divertire i bambini in questo periodo.